cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della seduta solenne oggi del Consiglio regionale della Toscana a Laterina per celebrare il giorno del ricordo. C'era per noi Greta Settimelli. Abbiamo deciso di andare nei luoghi in cui purtroppo si è vissuta la tragedia delle foibe. I tanti cittadini dalmati, istriani, che hanno dovuto lasciare le loro terre, a noi il compito di non voltarci dall'altra parte. Una seduta solenne del Consiglio regionale qui a Laterina per ricordare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. Una delle vicende più complesse, quella del confine orientale. Qui a Laterina, nell'Aretino, dal 1948 al 1963 vennero accolti circa 3.000 esuli, lo stesso numero degli abitanti del comune valdarnese. Durante la seduta, la lettura di una testimonianza di Maria Claudia Valdini, figlia di profughi istriani, e l'intervento di Guido Giacometti, esule, referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. La nostra famiglia è stata divisa, quindi è una storia di lontananza e di forza per mantenere i rapporti familiari e amicali. E quindi dal 2004 questi 20 anni di celebrazione è assolutamente un ricordo importante di quanto mio padre si è impegnato per mantenere con le sue fotografie, con i suoi scritti, perché lui era corrispondente di un giornale degli esuli, e quindi onorata di essere qui. Lo ritengo un inizio di una lunga strada per riportare a certe verità che sono nascoste. Siamo appena all'inizio, siamo molto indietro per esempio rispetto a quello che ha fatto la Slovenia. Certamente il governo ha accelerato e ha dato una forte spinta. Però molti degli ex esuli o figli insomma di esuli chiedono un museo. Io ritengo che abbiano ragione e quindi con il sindaco avevamo già provato nel 2020, ma poi tutta una serie di cambiamenti, soprattutto quello che è stato la pandemia, ci ha fermato. Però voglio, insieme al sindaco, d'accordo, cercare di identificare il modo migliore per costruire qui a Laterina un mausoleo. Indubbiamente il tema del museo è un tema centrale. Noi auspichiamo la sensibilità comune a tutti i livelli istituzionali per far sì che possa sorgere qui a Laterina il prima possibile presso quelle baracche che ospitarono i profughi. E in prefettura invece si è tenuta una cerimonia durante la quale è stata conferita un'onorificenza postuma a Luigi Del Vita, ritirata dalla nipote Daniela Zatta. Il servizio di Chiara Sadotti. Si celebra oggi il giorno del ricordo, istituito dalla legge numero 92 del 30 marzo 2004. Da 20 anni ad oggi, ogni 10 febbraio l'Italia celebra il giorno del ricordo. Una giornata dedicata alla memoria di quasi 20.000 italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Per troppi anni questa vicenda tragica per molti italiani dell'Istria, della Dalmazia, di Fiume, è stata dimenticata, specialmente i giovani italiani non conoscono bene che cosa sia successo in quei tempi. Quindi riportare alla memoria questa vicenda significa ridare un pezzo di storia agli italiani. Anche Arezzo ha ricordato una delle pagine più tragiche della storia recente, a lungo rimasta inascoltata. Per ricordare ma anche per rinnovare quelli che sono stati quei momenti, proprio a beneficio soprattutto delle giovani generazioni, per far comprendere quei meccanismi della storia, per attirare soprattutto l'attenzione sulla fragilità di quei rapporti tra popoli e quindi riaffermare con forza i valori della libertà, i valori del rispetto e quanto bisogna fare per garantire ogni giorno i valori fondanti della nostra Costituzione. In prefettura la consegna di un'onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica alla memoria al signor Luigi Del Vita, bersagliere 19enne di Montevarchi, ucciso nell'eccidio di Tolmino nel 1945.
Mio zio se n'è andato a 18 anni, fu preso prigioniero e si dice fu emato perché non si è saputo più niente. E allora si aspettava da tanti anni questo riconoscimento che nessuno in casa mia ha potuto vedere. Le celebrazioni ad Arezzo si sono concluse al monumento di Largo Martiri delle Foibe con la deposizione di una corona d'alloro. Oggi finalmente questa memoria condivisa è storia patria, è un giorno importante al pari di tutti i giorni che ricordano le vicende di questa nazione, quindi siamo molto orgogliosi che non soltanto si sia istituito la giornata ma che questa sia sempre di più entrata nel cuore degli italiani. Passiamo alla cronaca. Due uomini di 48 e 27 anni sono stati trovati in possesso di vari documenti falsi e un bancomat utilizzato per truffe online. Li hanno smascherati i carabinieri di Sansepolcro dopo aver fermato l'auto nella quale stavano viaggiando, un'utilitaria che alla vista della gazzella con una serie di manovre elusive ha cercato di allontanarsi e di sottrarsi al controllo. I militari insospettiti l'hanno raggiunta e infine fermata. Il controllo dei nominativi nella banca dati delle forze dell'ordine ha messo in allarme gli operatori in quanto entrambi i fermati erano gravati da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Immediatamente sono scattati gli approfondimenti del caso sia sulle persone che sul veicolo. All'interno dei pochi bagagli trasportati, nascoste tra i vestiti, c'erano ben 4 tessere sanitarie riportanti i relativi codici fiscali e anche una tessera bancomat idonea ad eseguire transazioni online, una patente di guida risultata integralmente falsa nella sua produzione e intestata ad una persona inesistente. Il bancomat era stato utilizzato per compiere delle truffe online su una nota piattaforma elettronica per la compravendita tra privati, tra cui la vendita a farlocca di una console di videogiochi. I due sono stati denunciati. E 2 chili di droga invece sono stati trovati all'esterno di una scuola ed è caccia ai pusher. Vediamo il servizio. 20 panetti di hashish per un peso complessivo di 2 kg sono stati trovati e sequestrati a pochi passi da una scuola. È successo a Montevarchi. I carabinieri della compagnia di San Giovanni Valderno, nell'ambito di un più ampio servizio finalizzato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, sono riusciti a scovare un insospettabile nascondiglio utilizzato dai pusher per nascondere lo stupefacente. Gli spacciatori utilizzavano infatti un'aiuola che si trova all'esterno di un edificio scolastico come nascondiglio della droga, sicuri che nessuno l'avrebbe ritrovata, mettendo però in pericolo i giovani alunni di quell'istituto. Lo stupefacente del mercato avrebbe fruttato circa 20.000 euro. Adesso i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai proprietari della sostanza stupefacente. I militari continueranno anche ad effettuare specifici controlli antidroga, soprattutto in prossimità delle scuole. Una carcassa di canide è stata rinvenuta lungo la SR71 in località Sant'Anastasio, a pochi chilometri da Arezzo. Del ritrovamento avvenuto da parte del Comitato Emergenza Lupo Arezzo sono state informate le autorità. L'animale sarebbe stato ucciso in seguito allo scontro con un'auto, racconta il comitato. Nei giorni passanti la presenza di alcuni lupi, afferma il comitato in una nota, era stata documentata anche dal nostro comitato nelle aree limitrofe. Anche questa volta la persona coinvolta nell'incidente si è trovata a danneggiare la propria autovettura rischiando al contempo anche l'incolumità fisica, ma senza poter denunciare l'accaduto e chiedere il legittimo risarcimento del danno, prosegue la nota. Evidenziamo che le responsabilità degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica non ricade sul conducente ma sul proprietario degli animali in questione, che in questo caso è lo Stato, conclude appunto la nota del comitato. E adesso spostiamoci in Val di Chiana, dove continua il presidio degli agricoltori a Farniole nel comune di Fogliano. In tanti hanno raggiunto ieri sera e questa mattina di nuovo il casello della 1 di Bettolle per nuovi blocchi e anche per portare avanti le ragioni delle loro proteste. Servizio.
La protesta degli agricoltori prosegue ancora al casello della A1 di Bettolle, dove è partita ormai 10 giorni fa. Mentre da qui in tanti hanno raggiunto la capitale, altri se ne sono aggiunti al presidio di Farniole, rimasto sempre attivo. Intanto al Festival di Sanremo Amadeus ha letto una lettera degli agricoltori proprio sul palco dell'Ariston. Chiediamo una legge chiara, affermano i manifestanti di Riscatto Agricolo, che garantisca la giusta distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare con reciproci benefici per produttori, agricoli e consumatori. Non siamo in piazza per chiedere aiuti o sussidi, ma solo per assicurarci che ci venga corrisposta la giusta remunerazione per il duro e insostituibile lavoro che svolgiamo quotidianamente, grazie al quale ogni cittadino può mangiare ogni giorno. Senza agricoltura non c'è vita, non c'è sovranità alimentare, non c'è libertà. Intanto, proprio a Bettolle sono proseguiti i caroselli con le temporanee chiusure del casello. Il perdurare del maltempo fa già cancellare alcuni appuntamenti di carnevale previsti per domani. Salta il carnevale aretino dell'Orciolaia, anche il gran finale del carnevale dei ragazzi di Subbiano a causa del maltempo è stato rinviato a domenica 18 febbraio come già previsto in caso di meteo avverso. Ci sarà quindi da aspettare una settimana per la gran cuccagna con pasta asciutta gratis per tutti e per il gran finale della mascherina d'oro per il funerale di Regio Condo portato a rogo e con il gran falò che saluterà il nuovo anno. Foiano della Chiana invece con il suo carnevale attende domani mattina per prendere una decisione definitiva sull'uscita o meno dei carri per le vie del paese. E adesso andiamo in Val d'Arno. I nuovi nati sangiovannesi potrebbero tornare ad essere H901, ovvero avere nel loro codice fiscale il comune di residenza e non quello di nascita. La proposta di legge è già stata presentata. Vediamo. A San Giovanni Valdarno siamo nati fino agli anni 70, la mia generazione nasceva ancora nel comune di San Giovanni Valdarno, potrebbe essere 50 anni dopo l'opportunità di tornare a nascere proprio a San Giovanni Valdarno e quindi essere un H901. H901 è il codice catastale di San Giovanni Valdarno, un codice identitario che adesso i nuovi nati sangiovannesi potrebbero riportare nuovamente sul loro codice fiscale. Il deputato del PD Marco Simiani ha infatti depositato una proposta di legge che vale ovviamente per tutta l'Italia per l'istituzione del luogo elettivo di nascita. Può essere secondo me un valore aggiunto nell'ambito non solo dell'espressione della propria identità ma anche nella capacità di poter vivere un territorio e far riconoscersi e riconoscere un territorio perché ormai sulle carte di identità, nelle patenti, non ci sono, però insomma nei passaporti non ci sono più i ruoli di una volta come poteva essere San Giovanni o poteva essere altri comuni delle aree interne e questo che questo sia un fatto negativo. Noi dobbiamo ritornare a rendere protagonisti i territori. C'è un mese di tempo prima della pubblicazione per verificare il testo. Nel momento in cui sarà pubblicata sarà mia cura cercare di incardinarla nelle commissioni referenti. Chiaro che rimane ferma la nostra attenzione nei riguardi dell'ospedale di Santa Maria della Croce, un'attenzione forte anche alle problematiche, alle criticità, alle carenze di personale, ma mi sembrava opportuno anche poter concedere ai sangiovannesi l'opportunità di tornare a nascere nel proprio comune. Quindi io spero e mi auguro che l'iter parlamentare possa essere accolto anche dalla maggioranza attualmente governa questo paese e possa diventare veramente un disegno di legge. Pierluigi Rossi, governatore dell'Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo, è stato nominato nella Commissione Pontificia per la organizzazione del Giubileo 2025 su delega del Presidente Nazionale delle Misericordie di Italia, Domenico Giani. Pierluigi Rossi ha già iniziato il suo incarico partecipando più volte alle riunioni in Vaticano della Commissione. Oggi è intervenuto con un suo intervento durante la riunione per la organizzazione del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, offrendo la disponibilità dei volontari e degli automezzi sanitari e sociali delle Misericordie. Le Misericordie saranno chiamate a svolgere con i propri volontari e con le strutture proprie il servizio di assistenza e tutela nelle varie attività del Giubileo. Il governatore Rossi ha ringraziato per la riconoscenza del presidente Giani per la fiducia data. La commissione pontificia è presieduta da Monsignor Rino Fisichella.
Adesso torniamo in Val di Chiana, parliamo di politica perché Jacopo Franci sarà il candidato di centro-sinistra di Foiano della Chiana. Oggi c'è stata la presentazione. Vediamo il servizio. Jacopo Franci scende in campo. Dopo l'esperienza da vice sindaco per due mandati consecutivi, si candida alla guida di Foiano della Chiana. 36 anni, foianese doc, suo il progetto Scelgo Foiano, con cui si proporrà alle prossime amministrative di giugno. Il gruppo si è appena presentato alla cittadinanza. Credo che questa esperienza amministrativa degli ultimi 5 anni sia comunque un valore aggiunto per questa candidatura. Abbiamo lavorato tanto, molte cose che sono state fatte continueranno poi nel proseguo dei prossimi anni, ma molte cose ovviamente sono da migliorare, sono da cambiare. E questa lista civica credo che possa essere davvero la svolta di cui Foiano ha bisogno. È una bella squadra, oggi c'è tantissimo entusiasmo. Partiamo oggi con un primo programma, una prima idea di Foiano, ma che poi durante tutto il corso della campagna elettorale guarderemo e valuteremo insieme alle tante persone che incontreremo, con cui ci confronteremo, e sarà sicuramente una bella avventura. Io veramente amo il mio paese, fin da piccolo sono sempre stato all'interno di associazioni, ho sempre cercato di fare qualcosa per Foiano, così come negli ultimi anni, e sono stato molto felice quando questo nuovo progetto ha scelto me come candidato, e quindi è un'altra, un'ulteriore esperienza, un'altra avventura che parte e che speriamo di condividere con tantissime persone di Foiano. Adesso parliamo di sport. La prestazione c'è stata e meritavamo di più. Sono queste le parole del mister dell'Arezzo Indiani a commento della partita finita 1-1 con il Pontedera. Ascoltiamolo. C'è un po' di più di po', perché peccato, la prestazione è bella, importante, perché tra voi non le vedete le partite di Pontedera, ma noi non le abbiamo viste. Pontedera qui ha messo il Perugia nella sua area 90 minuti, creando 10-12 palle gol. Ecco, noi gli si è concesso in tutta la partita, credo, un'occasione e mezzo. E nello stesso tempo abbiamo fatto, però è un periodo che non concludiamo, ecco. Cioè, la prima mezz'ora, i primi 35 minuti devi concludere. Se non concludi, poi ce l'abbiamo fatta all'inizio del secondo tempo, ero convinto di averla a mano a quel punto la gara. Però c'è un altro handicap, purtroppo, e anche oggi come palla ferma abbiamo fatto, credo, 3 volte loro, tra angoli e punizioni, no. Io non fo mai gol, e loro alla seconda, terza palla ferma, credo 2 angoli e quella che fanno gol. Sì, che poi non l'hanno fatto neanche loro. No, non l'hanno fatto nemmeno loro, certo. L'abbiamo fatto da noi. Peccato, perché ecco, la prestazione... Ecco, se ieri mi avessero detto che veniva questa prestazione qui, gli avrei detto che si vinceva. Peccato, c'è Lampanelli, ovviamente. Senti Lampanelli e Damiani, dice, lui deve aver detto qualcosa prima lui, però ha ragione, se non gli devi rispondere, assolutamente. Se gli rispondi sbagli, ecco, mi auguro che se gli ha risposto, ha sbagliato, gli serva da non rifarlo più, perché giustamente a me mi può scappare anche un, però te non devi rispondere. Prepara, vedendo che oggi chi ha speso tanto sei in grado di rigiocare o meno, è chiaro, sono pochissimi giorni, praticamente sono 2 giorni, perché praticamente domani ha giocato, oggi fa solo recupero. E bisogna vedere chi ha recuperato di quelli d'oggi, e sicuramente giocheranno quelli che oggi hanno giocato, sicuramente stanno meglio di quelli di ora che sono andati dentro contro il Pontedera. E adesso parliamo della compagine femminile. L'ACF Arezzo ospita al comunale il Chievo Women nella 17ª giornata di campionato, la seconda del girone di ritorno. All'andata a Verona il 1 ottobre scorso finì 3-1 per il Chievo. Appuntamento allo stadio comunale Città di Arezzo domani, calcio d'inizio alle 14:30. Ma sentiamo le parole di Mr. Mike. Stiamo sempre lavorando con la mentalità di preparare una squadra per vincere, quindi sempre ogni piano di gioco che mettiamo nel campo è per vincere. Ora la palla è rotonda, non ti garantisce mai che puoi vincere, puoi pareggiare, puoi perdere, quindi l'importante è che qui
ci proviamo sempre a affrontare ogni avversario con un piano di gioco per vincere. Tutte le squadre più o meno hanno fatto movimenti e hanno aggiunto, diciamo, delle ragazze nel mercato invernale, però sì, la base, diciamo, è la filosofia di ogni allenatore, di ogni mister, lo vediamo, lo analizziamo e lo sappiamo già dal primo girone. Sul Chievo sì, sappiamo che è una squadra che ha cambiato molto. Quando io dall'Inghilterra io vedevo il Chievo dell'anno scorso, magari sono rimaste due o tre di questa squadra, quindi è una completamente nuova squadra con molto talento, hanno fatto un buon lavoro nelle due trasfermercati d'estate e d'inverno. E sì, un mister che conosce molto la Serie A e la Serie B, quindi non è una sorpresa che sono lì che sono. Noi siamo 4 punti di loro e prepariamo bene la squadra per quando finisce tutto questo giro, finisce tutta la stagione, vogliamo essere sopra di loro. Quindi è quello l'obiettivo. E questa era anche la nostra ultima notizia. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata. Arrivederci.